Buongiorno a tutti, svegliati Alessandri, oggi è il 19 ottobre 2019, siamo qui di fronte allo stabile di via Volturno 12, professor Manzini, siamo venuti a verificare che la pulizia descritta ieri corrisponda ai fatti. Sì, allora ci hanno chiamato. Ci hanno chiamato, esatto, professore. Evidentemente c'è qualcosa che non va. La comunicazione che noi abbiamo letto su Facebook era che tutto è risolto e tutto è stato ripulito. In realtà abbiamo già visto alcune cose che non vanno. Adesso andiamo a verificare. La signora, una signora dello stabile ci ha contattato di nuovo. Prego signora. Buongiorno, guardate, noi siamo veramente stufi di questa situazione. Abbiamo un personaggio che prima era coricato nell'androne di via Verona, da un po' di tempo si è spostato nel sottoscala di via Volturno, ha messo una tenda che non si vede, non permette di vedere niente all'interno, e mi hanno detto che negli ultimi tempi ci sono altri personaggi che vanno e vengono, quindi non è più uno solo che dorme, ma sono tre o quattro che fanno tutti i loro. Ecco, ma non sono intervenuti ieri le forze dell'ordine per verificare questa forze situazione? Forze dell'ordine sono venute più di una volta, poi non si sa come se ne vanno, li lasciano lì, non so come mai. Beh, ma è una cosa assurda che le forze dell'ordine non facciano qualcosa. Adesso proviamo ad entrare noi e vedere un po' questa situazione. C'è uno che dorme. C'è uno che dorme? C'è uno che dorme, ce l'hanno comunicato i nostri amici Piero e Andrea. È lo stesso che era di là. Sì. Cosa facciamo? Proviamo ad andare a vedere? Va bene, aspetti, saliamo gli scalini, facciamo vedere bene, questo è lo stabile di via Volturno 12, sono bottiglie, degrado, Andrea il nostro... Perché gli islamici non dovrebbero non bere alcol. Andrea, prego. Ah, c'è film, vieni. No, è un altro. Buongiorno, cosa facciamo? Che fa qua? Cosa fa qui? Dormo qua. Ma non è mica una casa. Sì, lo so. E non gliela danno una casa? No. Perché non gliela danno? Ha un documento, per piacere? No. Se lei ha un documento gliela danno, le stanno dando a tutti. No. Ancora sta firmando? Sì, certo, perché vai dietro. È lo stesso, sì. È quello che c'era prima, la microflips. È lo stesso dell'altra volta. Qui la situazione purtroppo non è cambiata. Vengo, professore. Scendiamo un attimino qui dalle scale. Professore, un suo commento. Qua, cioè, a questo punto non sappiamo più cosa fare, abbiamo coinvolto tutte le istituzioni possibili, ci manca solo la magistratura, però sembra una cosa assurda, è vero che nessuno ha potuto risolvere il problema, anzi a mio modo di vedere è quasi peggiorato, perché a questo punto si sono creati anche la situazione così rimangono impressi di, che stanno guardando. Di un ricovero. Abbiamo anche degli occhi che ci stanno osservando, professore. No, dietro di qui, nella via laterale. Normale, probabilmente sono delle sentinelle. Le vedete. È un ambiente. Non lo so. Giovedì, professore. Giovedì c'è questa... commissione aperta che parlerà anche del fine mandato ATC e noi saremo presenti con i nostri interventi e con gli abitanti di questa zona, perché Perfetto. È ora di finirla sono soldi pubblici, devono essere utilizzati Perfetto. Per il benessere delle persone che abitano e che hanno residenza presso queste case. Io ripeto quello che ho detto l'altra volta, Andrea, e ho detto se qualcuno di queste persone a cui abbiamo mandato l'esposto avesse nel proprio condominio una situazione così, cosa succederebbe? Non aspetterebbero un giorno.
mettetelo in un palazzo di qualche, magari del presidente della PC, esatto, oppure o del, in pista o del, oppure del il palazzo dove abita, non so, il questore, sì, o qualsiasi esponente di un qualsiasi partito, soprattutto anche di sinistra. Proviamo a metterlo, diciamogli di andare a abitare, non so, l'indirizzo di qualche politico di sinistra, gli dici guardi, le mettiamo questo qui nel sottoscala con i suoi amici e tutto. Sì, no, vediamo se, lo, se gli va bene, no, o se chiamano la polizia. Il problema... Questa è povera gente che non fa nulla, sì, un po' per diciamo indifferenza, un po' perché non credono neanche nelle istituzioni, un po' per i soliti motivi. Qualcuno non paga l'affitto, ci sono tanti abusivi, cioè, e quindi dicono quello che fa più se rabbia, chiamo, poi controllano quello che anche fa me. Più rabbia è soprattutto l'abbandono, perché abbiamo appena detto, se la stessa situazione si verificasse in un appartamento, ecco, in un condominio oppure abitato da personaggi famosi e benestanti, non assisteremo di sicuro a queste scene così veramente vergognose. Comunque il discorso è un altro. Allora, dobbiamo far capire agli amministratori, alle forze dell'ordine, che protrarre questo problema cosa può suscitare nell'opinione pubblica, nelle persone che abitano qui, che sono soggette a convivere, sono persone che sono obbligate a convivere con l'insicurezza, con la paura. Ma lei non può sicurezza, legge che le vogliono bene, sono voi che fate il disastro. Allora, e chiediamo uno per uno, chiamate a casa, in casa, voi non avete niente da fare. Allora, scusi, girare. Ma non ha una dignità. Ma non è una dignità? Lei è venuto in Italia? Da che paese viene lei? Chi ti frega? No, a me mi interessa, vabbè, sono italiano. Sei italiano? Vai che lei è ospite qua. Vai ospite. Che fate... No, vai. Ospite. Non è, non è... Qui è un paese cristiano, cattolico, no, sì, lei è ospite. Non è voluto neanche. Sì, da qua. Allora, tu devi vedere. Quindi lei è venuto qui e dorme su... fatto di l'altra, la città, lei dorme sotto la Siria. Fai parlare. E voi? Ma Siria, sì, non c'è giornalista. Qui si parla ormai di geopolitica. Ma non c'è, no. Allora il discorso è questo, lei, stavo dicendo che continuando su questo piano non può che crearsi quella assuefazione della gente a questo degrado, e noi ci rifiutiamo di pensare che lo scopo sia proprio quello di rassegnarsi. Non ci si può rassegnare a questo schifo, bisogna lottare fino in fondo perché finalmente la cosa venga risolta definitivamente. Apriamo la guerra. Ma se fate guerra siamo noi. No, voi! Ma non siete informati, noi non facciamo le guerre, noi ospitiamo gratis, vi danno pure da mangiare. Abbiamo dei controllori da questa parte. Ma lei, noi venite voi da noi lavorati. Ma chi viene? Ma, viene, ma voi siete tutti lavorati, le danno del petrolio, le danno loro, danno ma tutti. Ma dove? Ma che cosa sta dicendo? Ma dove sono in Marocco? Voi non siamo arabi ricchi. E allora sei ricco perché vivi in un sottoscala? Che devo mettermi i guanti per toccare questo, non ci prende. Questa è un parola corrispondenza che le fai, lei è una cosa di razzista. No, ma io l'ho fatto una domanda. Qui che l'hanno addestrato bene. Ma che ci dici che tu sei straniero, che sai fai qua? Ma lei ci ha chiamato maiali. Ma non c'è da ridere, ma c'è da piangere. Ci ha chiamato maiali. Scusami, non c'è niente da ridere. Caro signore, ma c'è da piangere, perché qui abitano delle famiglie che vogliono vivere, desiderano vivere in pace, in tranquillità, in sicurezza. Questo è un esempio che porta in una direzione diversa, porta a percepire un pericolo per chi ci abita, per le bambine, per i bambini, per la famiglia, perché qui sappiamo che è un punto di spaccio, un punto di ritrovo di sbandati, di ubriaconi, di delinquenti. Questa cosa non può essere accettata assolutamente. Lei, se ha qualche problema, gliel'ho già detto l'altra volta, sotto il comune, il terrazzo, e vada sotto la prefettura a fare questo accampamento. Sì. Ma qui ci vivono, ma poi, 80 scusa, famiglie, okay, che vogliono vivere in pace. Lei è islamico e sa le birre lì vicino, ma a senza... Tu sei islamico, no? Io. Chi l'ha detto che sei islamico? Non sei islamico? No. Io sono cristiano. Sei convertito? Ottimo. Va bene. Abbiamo un alleato. Va bene. Io sono cristiano. Sono come chi è l'islamico? Islamico. Io sono cristiano. Sembra di mamma. Allora, stamattina lei era presente qui quando c'è stato un tentativo di rissa o una rissa tra. Ma gli parli troppo difficile. Elementi che frequentano questo cortile. Lei c'era stamattina? No, ieri, né oggi.
Stamattina no? No. Lì com'è? Ieri cosa c'è stato? Cosa è avvenuto in questo cortile? Non lì qua. Dove? Ma no, ma sì, sono vabbè, cose... comunque sia in questo stabile. Era due italiani, uno che lei si sono collato, ma ci è toccato la sua famiglia. Erano due italiani e due albanesi. L'altro albanese ce l'hai detto una parola, c'è la sua ragazza. L'altro l'hai preso un pugno e me l'hai dato. E beh, è queste persone, questi soggetti dovevano venire in questo stabile a litigare. No, loro qua abitano. Ma questi qua abitano qua. Allora è stato riferito che c'erano persone che frequentano il bar della piazzetta lì dietro, qui, e allora mettete il bar tutti abitano con quello che ha finito. Se non ci credi vengo con te. Però, perché adesso stanno bevendo? Voi state chiedendo solo la cinata, noi non sappiamo i giornalisti chi fanno il disastro di gente. Perché le prime che fanno il corso, cosa gli chiedono? Dove? Cosa fanno? E perché? Questa è la prima cosa, la domanda è chi fanno di porci di giornalisti. Lei ha detto che 20 anni, quanti anni sta in Italia? Non lo so, 6 anni. Una domanda. Allora, non ha un documento. Sì. Non ma ha che senso messo in Italia stare così, stare in un sottoscala. Cioè, bello. Lei offende questo paese, cioè la gente che abita qui, ma nel suo paese lo farebbe. Ma nel suo paese lei andrebbe a occupare allora, una casa, la se mi fai parlare, se mi fai parlare, non fai le finte, se mi fai parlare. No, ma ha parlato finora, stiamo parlando di guerra. Se mi fai parlare, se mi fai parlare, a me non mi convince perché se mi dà la faccia come sono fatta. Se lei diverse in un appartamento e lavora, lei è benvenuto qua in Italia, ma non così. Mi fai parlare. Mi fai parlare? Allora, vai fuori di Alessandria, no? E vedi la termine che viene sotto arrivato. No? Ma se vai a Roma, sì, le grandi città ci sono. Ma solo a Milano qua certo, pure. Ma italiani. Vai a Milano con gli italiani proprio, ma tu non le prendi da te a casa. Questo non giustifica. Va bene, qua uno scambio di opinioni, professore. Professore, lei si è un po' così. Prende anche in giro. Concludiamo qua il nostro servizio di Svegliati Alessandria. Avete visto anche sentito con le vostre orecchie quanto è difficile il dialogo. E sono arroganti, usano la dissimulazione come strumento d'inganno, d'altra parte è anche prevista nella prassi, nel comportamento di queste persone, è anche giustificato in qualche modo. Io sono amici a voi, dico solo una cosa, soltanto. C'è solo una signora. Questo punto, siccome la cosa va per le lunghe, chiudiamo qui il collegamento. Rinnoviamo però. Speriamo che giovedì, ecco, l'appuntamento di fronte alle autorità politiche cittadine in sede di commissione consiliare possiamo dire la nostra e lasciare un segno anche del pensiero dei cittadini italiani e non delle solite messe parlate e straparlate da parte delle istituzioni, ma che poi non risolvono niente. Ma ti rendi conto che uno così che tira fuori il razzismo e il fascismo, ma questi sono fuori di testa. Cioè li hanno fatto un lavaggio del cervello. Aspetta, facciamo un'immagine alle sentinelle attive là in fondo. Questo, sì, ma tanto poi la zona. Le sentinelle attive, va bene. Va bene, troveremo... Svegliati Alessandria, conclude questo servizio. A voi le conclusioni. Buon fine settimana a tutti. Da via Volturno 12, Svegliati Alessandria.